cavolo è andata? È andato a casa nella tana. Eccoci, schiantata, è andato nella casina. È andato a casa e ha rotto. Un'altra, una forza bestiale questa carpa, non è grossissima, mi sta andando a casa anche lei. Se riesco a fermarla prima forse ce la faccio. Guardate la piega, impressionante. Ho un filo del 12, speriamo che tenga, ma non ce la faccio. Dai, esci di là. Forse l'abbiamo stappata, forse. Filo del 12 messo a dura prova, dura prova. È una bella carpotta. Forse si è arresa. Mai che porto un retino. Splendida carpa di fiume. Dopo un bel combattimento rilasciamo la carpa, come sempre. Ci risiamo, un'altra carpa. La carpa è a barga. Sta risalendo la strada. Dai, 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 molla, 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 molla. Filo del 12 al massimo. Molla. Parte l'inseguimento. Si è girato nell'albero. Qui c'è un barbo. Ma che sta barbo che c'è? Sa che è morto. È un barbo vivo. Ha sfondato tutto, ha spezzato il galleggiante. Non sono riuscito a prenderlo. Yeah.
Come esca sto utilizzando un bachino, un bao. Sto facendo un ciuffo molto voluminoso perché altrimenti non riuscirei a distinguerlo in mezzo agli altri bachini. Queste carpe hanno una potenza impressionante, infatti le carpe nel fiume tirano molto, ma molto di più rispetto alle carpe di lago. Vediamo se riesco a avvicinarla, sto pescando adesso con un filo molto più grosso. Guardate che splendida carpa. Borda in terra. Guardate che bel pesce! Dopo numerose catture vi mostro un po' di tecnica, dai, per darvi un'idea di come sto pescando queste carpe in fiume. È semplicissima. L'abbiamo anche ribattezzata durante un episodio con buonapesca.it, la Vannucchiese. È una lenza semplicissima. Un piombino. Ora in questo caso avevo una torpilla perché stavo pescando a passata e ci ho lasciato quella che avevo già in lenza. Una torpillina fermata da due piombini. Un finalino di 20-30 cm a seconda dell'esigenza di pesca. Come amo sto utilizzando un 18 perché sto cercando di catturare anche qualche cavedano che però al momento è più furbo di me. Quindi speriamo di catturarlo, i pesci risono tornati in pastura e provo a catturare il cavedano. Finalmente ce l'ho fatta a fregare il cavedano! Finalmente l'ho fregato! Ci ho messo 2 ore da un po', eh! Dopo di questo si può anche salutare. Eccomi. Eccolo qua. È un bel cavedano, eh? Un bel cavedano, 1,5 kg tutto. Anche qualcosina di più forse. Perché guardate com'è grasso. Allora, vi saluto. Oggi abbiamo pescato con la tecnica la Vannucchiese e ci vediamo la prossima volta. Ciao. E ora si va a casa.